vagina ricca ricca che ci aspetta oggi, eh? Io vedo vagine con costumi a triangolo. Tra l'altro ho visto arrivare in grande spolvero il nostro Ciccio Puzza Paolo Nois con gli occhiali specchiati. Non sono Ciccio e non puzzo. Rompermi i coglioni, gorilla con un occhio. No, l'hai visto Che Genois oggi? Madonna mia, come sei birichina oggi, sei arrabbiatina, ragazzina bella. Sì, sono giornate complicate. Lo so, sei la più bella della classe ed è un classico, no? Lo bella so, della classe tutti se i bambini la mena addosso, cioè, oh, raga, so, mollatevi, non mi faccio guardare la mia fica polposa. Non hai una fica polposa. Non hai una fica polposa. Io ho una... quella maglietta con i fulmini? Hai visto, sono fulminato oggi. Si fa anche la risata alla Matley, capito? Vabbè, è contento di se stesso. Io lo amo. Sai che sto iniziando ad apprezzarti? Io spero che facciano dei cloni tuoi. Cioè, vorrei averti in salotto a carezzarti mentre guardo il camino e bevo un rum. Per poterne pestare più di uno contemporaneamente ed estinguerli. Ci guadagna dai cloni? Sì. Cosa? Ci guadagna dai cloni? Soprattutto da un paio di cloni. Guarda che paio di cloni. Ciucciami i miei di cloni. No, allora, oggi, come dicevamo, è una giornata molto ricca. Avremo un sacco di cose di cui parlare. Tra l'altro, oggi è anche il famoso Sbanna Day, dove preannunciamo che sbanneremo tutte le persone che abbiamo bannato in questi ultimi 5-6 anni. Sono più o meno 1 milione, credo. Sono tanti, abbiamo forse più sbannati che... forse più bannati che sbannati, una roba pazzesca, vabbè. Detto questo, siamo pronti? Sì, sei pronto, Squalo? Dai, Squalo, tocca a te. Vai. E ora due parole di commiato di Claudio Bisio. Grazie, Don Mario. Siamo qui per dare l'ultimo saluto al caro Gigino, di soli 98 anni. Una persona allegra, che amava ridere, ed è stato proprio questo che l'ha stroncato. Saturday Night Live, domani sera alle 21, in esclusiva su TV8. La vita è così. Una battuta ci sei e quella dopo non ci sei più. Don Mario. Allo Sbunna Day sono le 14:02. Sbunna. Io ho sbunnato tutto qua. Sbunnare, è una piace roba. Sbunnare, Quanto sbunniamo. Attenzione. Attenzione. In questo programma vengono usate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Now, the 105 Zoo. Now, the 105 Zoo is on. Marco Mazzoli presenta. Lo Zoo di 105. Wow! Ci siamo! Anche questa settimana ce la siamo portata a casa in tutta serenità. Quindi, senza perdere tempo, andiamo con la presigla musicale di oggi. Squalo nella parte di... Il ballo dello squalo. Canta! Santa! Balla! Il ballo dello squalo. L'hanno incisa sta canzone. Pippo Palmieri nella parte di... Dai, ballo in America. E ci siamo! Dello swing. Vieni dal papà, vieni. DJ Spine nella parte di... Marco Duna nella parte di... Frustano. Non è una canzone, scusa. Che canzone è? Wender nella parte di... Una risata tipo fa star meglio di un bombino. Una persona sembra di un cretino. Fabio Alisei nella parte di... Ma cosa importa, è giunto fino in fondo. Non la so. Alla sua saga triste e divertente. Schifo. Ha una vita ridicola e insipiente. Mi muore infine e noi restiamo al mondo. Paolo Noise nella parte di... Pulcino sciocco, pulcino nuovo, pulcino sciocco. Ma sai che problemi hai? Ascolta. Sei bello grasso. E lui è a dieta, capito? Torna al tuo uomo. Lui è magro adesso. Se lo sei. Oggi sai che sei vittima, no? E Marco Mazzoli nella parte di... Vai, vieni qui. Facciamo pace. Paolo. Con la strega. Lo sapevi. Paolo. Secondo me fare la vittima
piace. Vai Pippo, tira la leva blu che c'è sotto il lavandino nel bagno dei maschi e fai partire la sigla. Vai, 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 per. Vai, vai. C'era un po' di ricordo. Arrugginita. La cosa più comoda non c'era per far partire. Ma quanto siamo posticci, mamma mia. C'è rimasto male alla grassottella. No, stavo il pulcino, pensando di prendervi nel sonno. Gioca, levami le mani di dosso, squalo. Ma possiamo risentirla? Ma la possiamo risentirla? Ma la possiamo risentirla? Ma possiamo. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Disimpara l'italiano, ascolta lo zoo. Ascolta lo zoo, che è un programma di ignoranti di merda. Pulcino, ma l'hai fatto? Ripeti, ripeti. Ho fatto 13. Ma cosa hai fatto? Sì, hai fatto 13 venendo a lavorare per lo zoo. Cromosomi, parlava di cromosomi. Quello l'hai fatto tu, Marco, a prendere me. Sentite, stamattina, visto che abbiamo tantissime cose di cui parlare, però stamattina mentre arrivavo in radio molto presto, non so per quale cazzo di motivo, mi sono fatto sta domanda, no? Siccome il Leone aveva la fissa della sua canzone quando... il giorno in cui sarebbe morto, Cagaccio, no? Cagaccio da Vè, esatto. Voi avete una canzone che vorreste sentire il giorno del vostro funerale? Io ce l'ho, l'ho trovata. È bellissima. Dicela, dicela. I Did It My Way di Frank Sinatra. Cioè, io l'ho vissuta a modo mio. Una roba di nicchia, Marco. Non l'avrei mai detto, scusa. Cazzo. Tu che cazzo di canzone vorresti sentire? Ma scusa, la canzone My Way di Frank Sinatra è proprio il testamento di Frank Sinatra. Appunto, quindi una dico. Canzone testamento. Cazzo, è una roba originale, dai. Ma che cazzo vuoi? Ci avessi pensato? Questa Lisei comunque nel programma è sempre una figura sempre scontroso, scontrosa. Tende generalmente a mettere in cattiva luce gli altri colleghi per apparire lui una bella ragazza. Sei licenziato, Fabio, vattene. Vattene immediatamente. Saluto il mio pubblico. Ciao ragazzi, questa volta lo faccio. Saluto tutti gli ascoltatori dello zoo. Vi ho voluto benissimo. Siete un pubblico fantastico. Hai sentiamo. Fatto bene a sottolinearlo, Fabio. Allora, senza Fabio il programma ha perso comunque un grande elemento. Sì, perché manca la parte culturale. Aspetta che lo chiamo un secondo l'imbarco di cazzate. Provo a chiamarlo al telefono. Chiamalo, vediamo pronto, se riesce Fabio, a mi senti? Sì, ciao, ascolta, ciao, guarda, forse abbiamo fatto un errore molto grosso. Non è che avresti voglia di tornare, magari facciamo una pizzata, una reunion, ci facciamo delle chiacchiere, ci ubriachiamo. Aspettate un cerco di influenzare gli ascoltatori. Ma senza Fabio, ragazzi, però dai. Sì, era merda. Apri una pagina, Fabio la forza oscura. Aspetta. Forza. Sono tornato, ragazzi. Senza di voi la mia vita non aveva senso. Cazzo, Fabio! Ma anche noi veramente abbiamo sofferto molto, sai, senza di te. La tua disinformazione, il tuo comunismo mancava nel programma. Comunque veramente. Io ce l'ho una canzone per la mia morte, è l'Avvelenata di Guccini. Cosa? Te pareva. Allora, vattela a cercare sul tubo, vedrai che ti piacerà. Pippo, tu che cosa? Pollici, robe varie, cosa no, vuoi sentire? No, io Depeche Mode. Veramente? Paolo, Paolo? Allora, io quel giorno voglio 400 moto da cross che impennano e sparano dentro di gas mentre esco. Io voglio essere messo in piedi, impagliato nella barra. No, sì. Beh, ci sei già vicino. Non deve essere chiusa. Sì. Io devo essere tipo Mad Max. Con le braccia aperte e la bocca aperta. E dall'altra parte della strada mia moglie, che comunque sarà ancora lì. Con ma una va, tua moglie starà scopando con 60 uomini. Con una pistola spara pallette colorate. No. Adesso però sì. Scusa Marco, no, nel senso che voglio dire giustamente, no? Per dimenticarti chiodo schiaccia chiodo. Soprattutto quello caso, della bara. Cioè, scusa, cazzo ma schiaccia. Fatto che era il mio momento, era il mio funerale, cioè. Vabbè, cosa vuol dire? Che devi entrare nell'organizzazione di tutti, cioè, ma lei viene cioè, con io ti ho detto quando cantano My Way accendo le scorregge con la gente. Anche lei che si fa sbattere sulla bara, voglio dire. Almeno aspetta, almeno la cerimonia. Può stare nei propri momenti di ricordo. La cosa brutta sarà tua mamma con un vibrafallo con tempi nella figa. Spara in aria. Allora, madre e moglie dei paesi tuoi. Però non ce la prendiamo mai con sua sorella. No. È vero, hai ragione. Perché mio cognato vi fa in un unico pacchetto. Ma com'è? È uguale a te con i capelli lunghi e le tette, perché sarebbe veramente. Però non è sposata con un'emiliana di 50 kg, ma con un uomo di 130. Quindi con mani grandi enormi. Bellissima, come si chiama? Se lei si chiama Patrizia, la saluto, ciao Patrizia. Buongiorno, ciao, Patrizia, lei è una donna meravigliosa, non si spiega come lei possa avere un fratello così brutto, anche perché io ho conosciuto il fratello bello di Paolo, sì. Bellissimo, sì, cioè, tuo fratello è bellissimo, un uomo bellissimo, un imprenditore ricco. Però adesso fammi capire perché sì. Tuo padre ha due occhi, tua madre ha due occhi e tu ne hai uno solo, hai una fessura, vedi come sei bambino che vai subito a cercare i difetti altrui. Perdonami! Sono partito con puttana, cicciottella, fino ad arrivare tua moglie e tua madre, sono puttane! Siete d'accordo o no che è un permaloso di
di merda, una roba vergognosa. Su questo ti appoggio, però Marco, effettivamente guardandoti negli occhi ho voglia di inserire una moneta da un euro e prendere un Kinder Bueno. Cazzo, ogni volta che esci di casa in America, ma visto che è legale, ti mettono i soldi in bocca e tirano il braccio. Sei un po' il culo, ma deve essere la webcam, ragazzi, non è. Allora, con quale mi stai guardando? Senti, Filippo, lo vuoi? Puoi fare un fotoritocco di Marco Mazzoli nella versione ciclope degli X-Men? No, è già incasinato normale. Oggi con lo Sbanna Day, poverino. Vabbè. Allora, amici, parliamo di una cosa molto divertente, anche perché, come al solito, appena mettiamo in azione il nostro Marco Dona, scatta il delirio. Okay. Allora, Netflix, questa piattaforma di cui vi parliamo sempre, che la metterà in culo a tutti, sì, sta offrendo lavoro in Italia. Il canale digitale cerca persone disposte a guardare nuove serie TV per 12 ore al giorno, che è più o meno quello che facciamo un po' tutti normalmente, certo. Essere pagato per fare questa roba è fantastico. I requisiti richiesti sono il possesso ovviamente di un televisore, certo, una cultura di base di serie TV e cinema, e la capacità di riassumere e recensire contenuti. Sono oltre 700 i nuovi programmi in palinsesto previsti per il 2018. In pratica loro buttano fuori tutte queste serie, ma non sanno quali funzioneranno. Hanno bisogno, esatto, di un pubblico che fa una piccola recensione e dice: ma questa secondo me va, questa secondo me non va. Non è una grande novità, nel senso che, per esempio, in radio, le radio grosse, quelle nazionali, spesso e volentieri fanno queste indagini di mercato, prendono un tot di ragazzi, quelli che rappresentano un po' il loro ascolto medio, le mettono in una stanza e gli fanno ascoltare delle canzoni. In base alle loro scelte, tu mandi a fanculo un palinsesto. Certo. Questo è un po' come i grandi geni del marketing, no? Fanno ste puttanate. Squalo, chi l'ha votato? Posso non vedere in faccia chi ha selezionato? Non lo so. Squalo? Non lo so. Comunque, anni fa, Mazzoli, ti ricordi? Ti ricordi che Alberto aveva fatto un piano che aveva messo tutta la gente? No, ma lo fanno ancora adesso. Ci sono agenzie che lo fanno. Sì. Prendono gente per strada che potrebbe rappresentare a grandi linee, no, è vero, grandi linee, il loro ascoltatore medio. Gli fanno sentire la musica. Se questo è un coglione, le persone che le hanno praticamente incaricate a fare sto lavoro dicono: cazzo, allora devo fare così, e rovinano le radio. Ecco come si sono rovinate le radio nel mondo. Allora, questo momento dove viene applicato un po' a tutto, anche alla pornografia. Sì, è vero. Sì. C'è una stanza, ci sono 40 adolescenti che si fanno le seghe. Esatto. Loro proiettano in base al numero di masturbazioni. Hanno anche un tirassegno in fondo alla stanza. Che non è bianco, per ovvi motivi. Sì. Cioè, è una cosa molto normale, colorato, che si veda bene. Dire, comunque, stranamente, non so per quale motivo, è oggi a caso, ha girato la ruota e ha scelto una città a caso, Bari, dove Gigi Valli chiama per offrire questo meraviglioso lavoro a Netflix. Sentiamolo, andiamo. Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il perendrone di merda, allora! Sì. Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservige, visto lo suo annuncio di lavoro. Ah, sì, buongiorno. Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome? Allora, io sono Roberto. Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di? Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge. Provincia di Bari? Sì. Ah, ma pensa. Avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora, ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix. Sì. La conosce? Sì, sì, ce l'ho presente. Ecco. Allora, in pratica, siccome stiamo lanciando dei prodotti, come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano. Certo, chiaro. Tipo, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun. Sì. Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Sì. Dopo tre mesi vediamo se uno fa. Io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Sì. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via. Cioè, noi siamo un'azienda seria, il governo italiano. Ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, ne mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Minacce, di malavita. Con le cicatrici sulla gola, quelli con le... C'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente. Sì. Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV. Certo. E, come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che le dice e prenderà provvedimenti se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia. Ho capito.
capisci? È una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso. Sì, sì, capisco benissimo. Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo... Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, marketing, relazioni pubbliche, per cui conosco bene... Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte? Sì. No, questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso, che la roba che ti tiene la bocca, non so se hai presente quando ti tieni la bocca così, proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa. Allora io li chiamo piombini. I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV. Sì, facciamo una prova. Facciamo così. Io faccio ora una prova direttamente reale, le mando una serie TV. Sì. Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza, sì, meridionale, che praticamente molla il lavoro, sì, per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà, anziché trovare delle occasioni di lavoro, trova comunque della gente che abusa di lei. Vabbè, non anticipare. No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente. Ah, ok. Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sbaglio in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV Barese ti sbaglio in faccia. Sì, quella sua ragazza, esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, le diamo la nostra mail. Sì. Intanto segni la nostra mail, gliela lascio. Sì. Con Servigi. Sì. Allora, con Servigi. Slash. Slash. Ma come slash? Gigi Valli. Gigi Valli. Ma in una mail. Slash. Slash. Barese ti sborro in faccia. Sì. Dove è arrivato? Allora, con Servigi slash Barese ti sborro in faccia. No. Esatto, chiocciola infame.it. Ma c'è un link dove posso visionare? Certo, glielo do? Sì, dammelo. Sì. www.youtube. Sì, 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 conosco. .com, certo. Sì. Slash Barese ti sbaglio in faccia. No. Faccia, sì. Slash. Oh, no. Slash. Nervoso a mille. Nervoso a mille. Nervoso a mille. Mille in numero, scrive. Mille in numero. Sì. Slash. Con Servigi. Slash. Con Servigi. Sì. Punto. Punto. Miami. Allora le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto. Sì. Allora le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato. Sì. Allora, nome candidato. Nome Roberto. Luogo di nascita. Bari. Serie TV che deve guardare. Barese ti sbaglio in faccia. Bene. Va bene, signor Roberto. Allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. Io le auguro la giornata migliore della sua vita. Per me è tutta la mia vita migliore. Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa della bocca, quello che dice il castagno. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci piombino. Salutiamo che è meglio, dai. Va bene. Salve! Madonna mia, vedi la disperazione cosa ti porta a fare? Pazzesco, eh. Senti, una roba seria invece. 9 anni fa, purtroppo esatti, è successo un dramma in Italia. Il sisma che ha colpito L'Aquila, una città tuttora distrutta, una città probabilmente irrecuperabile, anche grazie al fatto che si sono inculati tutti i soldi. Parecchi, sì. Spariti i soldi che molti cittadini hanno donato con amore, con il cuore. Soliti disastri italiani. Io vorrei estendere questo, diciamo, questo messaggio un po' a tutte le vittime dei vari terremoti, soprattutto gli ultimi accaduti, il disastro di Rigopiano, certo. In Veneto ce n'è stato uno molto forte, in Emilia Romagna, in Emilia Romagna anche, vero. Anche giù al sud di nuovo ce ne sono stati un sacco, cioè l'Italia purtroppo è un po' vittima ultimamente di questi sismi del cazzo. Terra sismica, quindi per forza. Lo so. Vorremmo dedicare allora un blocco che abbiamo realizzato proprio il giorno in cui 9 anni fa siamo venuti a conoscenza del disastro accaduto all'Aquila, ed è quel famoso blocco, per chi non lo conoscesse, che si chiama Ho perso. Siamo pronti? La roba è un po' strappalacrime, fa anche molto riflettere, poi è bellissimo secondo me, lo riascoltiamo volentieri. Ho perso.
momenti nella vita in cui perdi qualcuno. Ci sono momenti nella vita in cui perdi qualcosa. Ci sono momenti in cui il presente fa male. E guardare avanti o indietro non fa differenza. Vedi solo una macchia scura, un temporale d'inverno, una partita a mosca cieca. Ci sono momenti in cui vinci, certo, in cui pareggi, perdi, lasci o raddoppi. Ci sono momenti in cui sinceramente non te ne frega un cazzo. Ci sono momenti nella vita, infine, in cui perdi te stesso e altri in cui perdi davvero tutto, come la gente colpita dal terremoto in Abruzzo. Io, nella mia vita, ho perso molto e molto ho ritrovato. Qualcosa lo rimpiango, qualcosa no. Ho perso il pallone di cuoio giù dalla scarpata, l'anello dei master nel tombino, le chiavi di casa nel buco dell'ascensore. Ho perso la bicicletta perché me l'hanno fottuta. Ho perso un amico per una storia di droga. Un altro. In un incidente d'auto. Ho perso una donna perché l'amavo troppo. E altre mille perché non le amavo affatto. Ho perso una coppa in finale, una partita a briscola, un treno per tornare a casa. Ho perso la verginità con una donna più grande di me. Ho perso la fiducia nello Stato guardando quello che ci circonda. Ho perso l'impulso a lottare e a battermi per quello in cui credo. Ho perso la fede, l'idea di giusto, il sonno e la purezza dei miei 20 anni. Ho perso la voglia di far tardi, di imparare a ballare, di diventare qualcuno. Di imparare a ballare. Ho perso l'occasione di stare in silenzio e quella di parlare al momento giusto. Ho perso la possibilità di chiedere scusa e quella di accettarle da chi me le offriva. Ho perso qualche diottria, i denti da latte e anche un bel po' di capelli. Ho perso i miei nonni, li amavo. Un male oscuro me li ha strappati. Ho perso il mio maglione preferito. Una dozzina di cellulari, occhiali, accendini, scarpe, quaderni. Ho perso un cane e un gatto. Gli ho fatto una piccola tomba nel giardino condominiale. Ho perso feste di compleanno, documenti della banca, un film in TV. Ho perso di vista persone importanti, ricordi a cui tenevo, episodi risvolti della mia vita, sepolti nella memoria. Ho perso davvero molto nella mia vita. Ma c'è una cosa che ritrovo sempre in una tasca del giubbino, in un sorriso casuale, negli occhi di un bambino, nell'abbraccio di un amico, in un bicchiere di vino, in un libro, in un film, in un disco, in una piega del cuore che non sapevo di avere. C'è qualcosa che proprio non riesco a perdere e questa cosa si chiama speranza. Per me, per voi, per noi tutti, io continuo a sperare. C'è qualcosa che proprio non riesco a perdere. E questa cosa si chiama speranza. Oh, sai che riesce a farmi lo stesso effetto della prima volta? Cioè, sono riuscito a piangere di nuovo. Una roba pazzesca, guarda. Una roba pazzesca. Estendiamolo a tutti quelli che hanno perso qualcuno, qualcosa in generale. Poi ovviamente questo era un messaggio diciamo così dedicato all'Abruzzo, però fa riflettere anche se magari non hai perso un caro in quell'occasione, comunque hai perso qualcosa anche tu nella vita e questo blocco qua ti tocca proprio dentro. Beh, ad esempio oggi, se vogliamo allargare il discorso, abbiamo perso un grande disegnatore, un grande regista di cartoni animati che in qualche modo ha fatto parte della nostra infanzia. Gianfranco Stabani. Ci manchi Gianfra. Ciao Stabani. Ciao. Si chiama Isao Takahata, era il disegnatore giapponese che ha creato Heidi, Lupin III. Suona uguale a Stabani, cioè. Ma non è vero. Cioè, hanno dai capelli rossi, dagli Appennini alle Ande. Godo. Cioè, uno pensa che tra l'altro lui, ma perché godi, scusa? Cosa? Perché godi? Facevano tutti cagare così. Ma non è vero. Ma dai, lui era un famoso merda. Scusa, vuoi dire che tu non ti sei segato su Fujiko? Oh, ma raga, ma non è che dobbiamo essere sempre così presi male perché qualcuno se n'è andato. Questo era un merda. Ma no, era una persona meravigliosa. Cioè, voglio dire, allora lui è Prince due infami. Prince, sono d'accordo, mi stava sul cazzo anche a me. Ma perché
Prince, ma poverino, i baffi di merda, ma tagliati allora, quei baffi, ma non puoi giudicare uno per i baffi con ma questo buonismo del cazzo. Questo ha disegnato cagate. No, ha disegnato Margot era anche sproporzionata, c'aveva due tette, non poteva stare in piedi, era un disegnatore di merda. Che un suo lungometraggio aveva quasi vinto un Oscar, cioè, godo che non l'ha vinto quindi non avrà più la possibilità di farlo. Ma è morto poverino. Vabbè, ma ce l'ha segnato la nostra infanzia, un sollievo per i familiari, si sa. Io sono nato grazie a lui, lo sai? Cosa cazzo hai detto? Sono nato grazie a lui. Sei? Stai notato? Sono nato. Mi hanno dato il nome Marco grazie a lui, perché aveva fatto questo cartone animato dagli Appennini alle Ande, c'era il protagonista che si chiamava Marco, era sto bambino. Pensa ai tuoi genitori che stronzi. Ma pensa ai tuoi genitori che stronzi. Pensa se il protagonista di quel cartone animato si chiamava Zamamma Rabubbu. Comunque, tu oggi ti chiamavi Zamamma Rabubbu. Ehi raga, avete visto che avevo ragione? Avete visto? Se n'è andato un merda, perché questo qua se lo... Sì, ma il cartone era dagli Appennini alle Ande Cap, alle Ande Cap, che è una catena montuosa della discoteca del Monte Cap. Ande, ho detto Ande Cap. Ande Cap, sì sì, è una, è un, diciamo, una catena montuosa basta, che ha dei problemi. Sì sì sì, non è come tutte le altre catene montuose. Comunque, ma ci piace lo stesso. Sì sì sì, è speciale, più bella. Comunque abbiamo deciso di far ricordare questo grandissimo disegnatore non tanto da chi lo conosceva quanto dalle sue creature stesse, i cartoni animati. Esatto, quindi Lupin, Hyde e tutto il resto li abbiamo intervistati perché noi possiamo. Noi, sì, no, possiamo fare tutto. Noi fumiamo la droga. Sì. Esatto, grazie alla droga che ci fornisce Paolo Noi sul suo terrazzo all'Imbiate, certo, pianta di marijuana alta 6 metri. Parla, parla. Cazzo di merda. Lo sanno tutti che si pota a ottobre. Sono fandoni. No, sentiamo l'intervista. No, andiamo, vai. Sì, ti passo, le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show. Benvenuti. Siamo qui in compagnia di Lupin. Ma no. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Tagahata? Zazà non arriva, chissà come mai. Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato. Ma si può sapere chi diavolo sei? Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista. Qual è il tuo scopo? Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato? È vero, scusami. Benissimo. Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda? Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capito? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci? Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti. Sì, vabbè, faccio prima Heidi, capito? Ma perché? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone. Vabbè. Una curiosità. Quando giravate Heidi eravate tutti in una casa, vero? Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti né alberi e neanche una capra. Ammazza. E sai una cosa? Ci sentivano tutti proprio a loro agio là. Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti. Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate. Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi Troia. Vabbè, contenta tu. Un'ultima domanda. Ma bene, noi rimanga fra di noi. Era ricchione. Questo. Vabbè, secondo noi sì. Alerci Heidi, sipario. Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show. Madonna mia, uguale esattamente come la scenetta Heidi, è identica ai cartoni animati originali. Beh, di toccato sto cacato qua. Come si chiamava? Pinza con la cacata, dai. Sì, pizzo pazzi Balaburbi, dai. Lo Zoo di 105 presenta. Che succede? Stai guardando un porno?
Guarda, non parlo poi di tuo padre, quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Che fa? Era ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia. Ma no, povero animale! Bau bau! E io in quanto animale ho anche empatia. Povero animale, non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le soglie come salvaslip. Ciao, amico mio crudele! Crudele la vedi la tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua? Come sei strano oggi, vecchio orso! Come sei strano, vecchio orso, voglio la tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, ciò! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io. Oh, che bello! Posso venire con te? Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanza. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro? Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Pure il buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro, morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon... Ciao Heidi! Ecco. Ah no! Bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non avevo più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo. Ciao Peter! Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto? Uffa Peter! Orso è andata ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale. Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, sì, nelle mutande. Davvero? Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo subito Pete. Prendi il maiale, ti piace un maiale? Giù le zampe da quel cazzo, bastarda! Ma, vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale? Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter. Impossibile! Mia nonna è vegana! Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda. Ma vecchio orso, no, dai! Wow! Ci sono alcune lacune. Raga, aspetta, devo chiedere una cosa all'ufficio tecnico. Sì. Potete installare la macchina fotografica tipica che c'è sulle montagne russe? Quando parte quando una roba no, quando passi nei punti quelli più pericolosi, capito? Che rimane che ti fa la foto. Devono mettere una che ci fa il flash quando c'è la scenetta che esagera troppo. Ma come fa il sistema? Cioè, Pippo dovrebbe avere un tastone che appena parte una roba del genere, preme il bottone, fum, ti fa la foto e gliela faccio nuova. Perché allora, nei nostri occhi, in quel momento passa lettera di dimissione, lettera No, ce l'ho l'idea. Noi colleghiamo al sistema di messa in onda al riconoscimento vocale. O la mandibola. Cioè, già con sperma, tac, fa la foto, capito? Palle, tac, cazzo, tac. Scatti ultimi, capito che è un casino. Sembrerebbe l'autovelox a quello a Sesto San Giovanni. Quello che c'è con Corbano, sì. Sì, che po' poco ha detto. Il giorno del giubileo radiofonico è giunto. Oggi i peccatori saranno perdonati. Gli odiatori saranno redenti. I cagacazzo saranno liberati. Sbannati dei. Tra poco nello Zoo di 105. Solo con Radio 105. Minchia come ci piace lo Zoo! Questa è una lettera per chi non ci ha capiti. Chi pensa che sia un gioco per frustrati un po' arricchiti. Per quelli che poi pensano sia facile parlare, ma non alzano la voce nemmeno a loro favore. In un paese che si rialza dai detriti, lasciati dai governi più che dai conflitti. E se parliamo lo facciamo più per voi. Motivo per cui non potranno farci stare zitti. With the zoo. Dal 99, sempre robe nuove. Marco il fondatore, Giba con Leone, che è andato anime e cuore. Per loro è stato come un figlio questa trasmissione. L'hanno cresciuto ed è cambiata, maturo fino dannata. Star la voce di mille rendi una vita dannata. Erano Alan, Pippo, Dona, Giba, Spy, Macio, Ivo, Alba, Alisei, Wender, Luca, Paolo, Nos, Leone, Mazzoli. Uno di noi. Uno di noi. Mica come ci piace lo zoo. Lo zoo. Uno di noi. Mica come ci piace lo zoo. 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 Minchia come ci piace lo zoo.
Hey, standing in the bed we made. Guess I never felt the part. I'm kicking all the sheets away. Oh, I'm jumping up, sinking ship. Guess I should have read the stars. I would've known that it would end like this. Oh, you never made me decent. Oh, you never made me strong. Oh, you never let me finish. No, you never got your life. Dynamite. Principe. Stai lanciando messaggi subliminali a Squalo? Sì. Aspetta, vediamo, ci provo, Marco, aspetta. Squalo! Principe! Bigopti! Ha detto Bigopti! Loro parlano Klingon. Però è vero, noi non facciamo mai questa valutazione. Cioè, noi pensiamo che la nostra realtà sia quella giusta. Ragioniamo alla Stranger Things. E se Dio, scusa, e se Dio avesse fatto invece lui speciale e noi tutte merda? Ma io te l'avevo dato le basi di Stranger Things. No, te l'avevo dato. Questa, madonna mia, ragazzi, ieri sera, sì. Ieri sera stavo morendo, sono quasi arrivato alla fine. Sì, sì, Seconda serie, non spoilerò. Stavo dicendo, magari nell'universo di Squalo siamo noi quelli sbagliati. Sì, è probabile. Aspetta, allora in inglese si chiama il mondo upside down, cioè quello sotto sopra. In italiano sarà sotto sopra. Non c'è upside. È sotto sotto lui. C'è solo down. No, il mondo sotto, c'è solo la parte sotto. Perché c'è solo la parte sotto? Stupidi, cosa avete capito? Non c'è l'up, c'è solo la parte sotto sotto. Abbiamo capito. Down down, c'è solo lui. Allora, hai sentito con che velocità ha risposto Wender? Per un attimo, rompiamo la membrana e entriamo dall'altra parte. Sì, sì. Aspetta, aspetta, ci provo. Aspetta, bisogna rompere la membrana un attimo. Sì, sì. Aspetta, sto entrando. Quante volte l'ho fatto? È come entrare nella vagina della mamma di Spine, aspetta. C'è, cioè, l'imene della Fabriano. La mamma mica, tu non l'hai visto, ma c'è st'imene gigantesca. Ragazzi, vi promettiamo che la puntata di domani, di lunedì, mettiamo le basi giuste, eh? Ma immaginate. Però gli assomiglia tantissimo. Sì, sì, sì. No. Guarda. Guardalo, eccolo. Squalo, Squalo, alla Bentley. Alla Bentley in questo mondo. No, gli devi parlare con la sua lingua. Vedi, guarda come risponde. Capito. Capra. Di Gabri. Capra. Di Zoom. Beh, però non è il caso di litigare, ragazzi. Allora, passare subito a insultare i genitori. Allora, torniamo nel mondo normale. Usciamo dal mondo sotto. Usciamo dalla membrana. Sì, dal mondo membrana, sotto. Andiamo sull'upside. Non diciamolo in inglese. Sotto. Giù. Il mondo giù. Torniamo nel mondo su. Allora, oggi è lo Sbanna Day, no? Sì. Adesso ci stiamo preparando, ci stiamo attivando. Praticamente Filippo Lovoi, grazie a un sistema sofisticatissimo, sì, solo noi dello zoo abbiamo, visto che la nostra pagina conta più o meno 2.900.000 follower, sì, noi sbanneremo tutti quelli bannati. C'è un elenco infinito e ci sono anche delle storie infinite legate agli haters, perché purtroppo gran parte delle persone che sono state bannate sono persone che hanno dimostrato di non meritarsi quella frase che amano tanto dire: la libertà di parola dovrebbe essere di tutti. No, sto cazzo, no, non è giusto. La libertà di parola a casa tua, puoi dire, sì, quello che vuoi. Bravo, esatto, a casa tua, nelle tue quattro mura, se hai una persona che vive con te, quindi in questo caso hai un follower solo, ti lamenterai con lui e farai vivere a lui la tua tristissima vita. Cioè, le pagine Facebook degli altri sono case, immaginate, altrui, come appartamento, sono case altrui. Noi abbiamo, tanti anni fa abbiamo aperto la pagina dello zoo su Facebook perché era un modo carino per continuare a condividere con gli ascoltatori, non i cagacazzi, certo, con chi ama il programma, condividere una serie di puttanate, la nostra vita privata, i blocchi magari come li montavamo. Poi pian piano è diventato un merdaio dove, a furia di bannare persone, sì, sei rimasto in sei a poter scrivere in quella cazzo di pagina, no? Però cose bellissime, eh? Bellissime. No, ma la cosa è questa, no? Voi dovete capire che questo lavoro è un lavoro come tutti gli altri. Immaginate se noi entrassimo nel vostro ufficio ogni giorno, sì, magari, che cazzo ne so, io lavori in uno studio grafico, ok? C'è il tuo capo, tu immaginati un Mazzoli, che è un cagacazzo pazzesco, che ogni giorno va dal tuo capo e dice: madonna, che merda di lavoro che fa quello lì. Poi entro da te e ti dico: madonna, disegni di merda, fai cagare, che schifo. Tu dopo un po' ti compri una pistola, la carichi, aspetti il momento in cui si apre quella porta e mi spari in faccia. Esatto, immaginate di essere tutti Marco Mazzoli. Esatto. La verità è che dopo un po'
Per cazzo, esatto. Noi siamo, poi tra virgolette, siamo degli artistoidi del cazzo, no? E quindi siamo molto. Viviamo di conferme, abbiamo bisogno nel nostro narcisismo. E allora lì cosa succede? Bravo, che lo stronzone, no? Ormai ha imparato il giochino, vede che se viene sulla tua pagina e ti scrive delle robe che ti vanno a toccare quel bottone lì che ti dà molto fastidio, tu reagisci e per quel la loro sega quotidiana, cioè ormai non vanno più su YouTube a farsi la sega, scusa, su YouPorn, vengono sulle pagine di chi magari sanno che possono colpire e ti rompono i coglioni, si masturbano così. Dopo un po' il meccanismo ha rotto il cazzo e quindi abbiamo bannato chiunque. Cioè era quello, alla fine purtroppo siamo arrivati a sto livello qua, adesso vabbè, sblocchiamo però oggi tutto, vaffanculo. Perdoneremo tutti, poi da domani si ricomincia a bannare. No, dai. No, come no? No. Adesso puoi chiamare le iene che vanno direttamente. O Striscia la notizia, ma ne parliamo dopo di Striscia. Ecco, parlando di gente squilibrata, a Cervinia un turista ubriaco ha scambiato le piste da sci per la strada verso l'albergo, giuro che è una storia vera. L'hanno ritrovato a 2400 metri alle 8 del mattino, si era praticamente inerpicato come uno stambecco su per la pista nera, non so come cazzo abbia fatto. Era ubriaco. Ha trovato uno chalet, ha forzato la porta ed è entrato. Quindi veramente il mondo è pieno di squilibrati mentali. Fantozzi, uguale. Noi in casa ne abbiamo uno che tortura vecchi e li ammazza anche. Pensate, quest'uomo finirà in galera molto presto. A Faffino! Sei una merda, Faffino! Dillo a tutti! Lui è Wender e ritorna al suo Wonderland. Nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wonderland: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi siamo pronti, andiamo. Wonderland. Bella, sei ancora sveglio, Pronto? Bella la vita, Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo. Cos'è? Pronto! Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere? Guardare! Rispondi. Oggi mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro, l'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, minchia. Sono Tony Termosifone. Ma che telefono? Sono Tony Termosifone. Chi parla? Sono Tony Termosifone. Chi è? Sono Tony Termosifone. Non ho capito chi è, che devo chiamare chi è? Nervosa mille. Ah, il Termosifone! Allora mi dici, Marinucci? Lo conosci Tony Termosifone? Ma cosa? Facevo dire che io non c'era a casa. A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello. Per Wendell, non rispondi a un cazzo di nessuno. Tutto bene. Tutto. Se non lo so operare! Non fare cazzate che veramente guarda che piglio la tangenziale, E allora? Rispondi. Ma chi parla? Lo conosci Tony Termosifone? E io non lo so più però, lo ti sente poco a poco. No. Magari venire a poco. Non lo so operare, va bene, non c'era quando è venuto. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna. Io non so operare. Ma cosa dicono? Pronto? Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti. Pronto, chi parla? Lo conosci Tony Termosifone? Lo conosci Tony Termosifone? No, non lo so operare, non so operare. Allora non hai ancora capito, Ma chi sei? Non hai ancora capito questo rumore. Te la spacco la testa. Ma non ti sento, non so parlare. Sono Tony Termosifone. Non ti sente. Lo conosci Tony Termosifone? Telefonato il mio telefonino. Aspetta, scrivete, va bene? Aia. 338. No, signora. No, ma sei no, scema! 4 0 0 6
4 quanto è lungo? 7 0 6 7 4 0 0 basta 9 0 7 4 9 7 8 bene. Adesso al cellulare. Ma perché? Come fai a essere così cretina? Proprio, non si sente perché l'apparecchio è nuovo, non lo so se parlare. Continua, continua a non rispondere, continua. Continua. No. No, no. Voglio la testa a forma di cane. Voglio il cane. Bestie, bestie. Non so che siete, però il gregario. Che cazzo deve fare, cos'è? Un tamburo di una 44 magnu? Bestie, e la pianta nel cervello. Che Dio possa pulire. Che Dio possa favorire dentro 24 ore. Che Dio possa favorire. Come andrà a finire? Come vuoi che finire, lo scoprirai nel prossimo come web. Finirà mai? No, la inchioda al legno. Allora, c'è una pausa pubblicitaria. Tra poco rientriamo con il tanto atteso Sbanna Day. Aprite le gabbie, spezzate le catene, accogliete le anime di ritorno dall'inferno. Tra poco, nello Zoo di 105, Sbannati Day. L'esilio è finito. Attenzione! Attenzione! In questo programma vengono usate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Ormai è una questione di secondi. E poi sarete liberi tutti. Sbannati Day. Il perdono universale è ora. È qui, nello Zoo di 105. Ho voglia di mangiarmi le unghie dei piedi e poi ciucciare quelle di Paolo. Tette sudate. Ah, non ho le tette, non sudano. No, scusa. C'hai la vagina, l'hai detto tu, morbidosa. Allora, io ho una fica molto polposa. Non hai, basta. Senti. Allora, sei volgare, lo vuoi capire o no? Che è volgare. Se ci fosse un bambino all'ascolto con la mamma in macchina, cambia canale adesso. Ed è tutta colpa, ti banno adesso. Ti banno, guarda, deciso. Posso offrirti un cadeau? Ho trovato una pallina di lana nel mio ombelico. Beh, una cosa personale. Schifo. Posso far vomitare tutti? Prego. Ti do 100 euro se la mangi. La mangio? Ok. No. 100 euro, io qua. Sai, glieli dai veramente 100 euro? Ma adesso se ne deve creare un'altra perché ormai... Allora, se infili la lingua nell'ombelico... No, tua sorella infila la lingua nell'ombelico. Allora, Squalo, ti do 100 euro se metti la lingua nell'ombelico di... Alisei ti chiami tu, no? Da 20 anni. Nel cotone. 150? Stai rilanciando anche. Vabbè, 150. 150, ah, 150 se infili la lingua nell'ano di Wendell. No, ma proprio l'appoggi, Marco. Proprio così. Oh, ha rilanciato 100. Pesante. Oh. No, da un ombelico a un buco nel culo sono 150. Te ne do 160 se fai le pernacchiette con la bocca sulla pancia di Paolo Nois. Le pernacchiette con la bocca, sai quelle. Ma c'è un problema, non le so fare. Non sai fare le pernacchie. Cosa non riesce? Allora ragazzi, vabbè, volete fare un milione di visualizzazioni? Riprendete Squalo che cerca di fare una pernacchia. Farsi una pernacchia. E fate un boomerang. Uzi, lo fai tu per favore, ci pensi tu a fare il video? Grazie, grazie. La roba breve, voglio solo vedere lui che tenta di fare le pernacchie, ok? Sì. La roba. Non riesci a fare le pernacchie. Guarda, guarda come mette le mani. Cosa? Sai che sei una persona frusta di sette. Scusa se mi permetti. Come mi metto la lingua? Per prima cosa te la devi mettere la lingua. Per prima cosa devi inumidire la parte. Cioè noi siamo con la bocca, la mano. No, non lo trattare male. No. Bravo! Mettigli il collare adesso. Vai a cuccia adesso, cuccia. Vai a cuccia adesso, vai. Forza.
forza. Hai detto che con la scureggetta. Oh, non c'è un tutorial su YouTube? Dai ragazzi, è un momento importante questo, no. Tra 30 secondi sigla gli sbannati, no, oggi no. Sbanniamo tutte le persone cattive. Dobbiamo aspettare no? Ancora un minuto e mezzo. E allora, ma che cosa? Allora pernacchiette. Allora scuola di pernacchiette. No. Allora no. Sentiamo Wender, la pernacchia di Wender. Bella. Io non posso l'apparecchio. Ma ci riesci lo stesso? Non si riesce. Prova. Ma si taglia tutta la bocca. Dai, lascialo stare. Allora, prova a pernacchiare. Ma non posso pernacchiare. Se non riesci a pernacchiare. Non riesco neanche a fischiare, guarda. Dai, ragazzi. Che noioso. Stiamo perdendo tempo. Manda la pubblicità, dai. Non Pippo. Posso. Come non puoi? Non ma scusa, una volta che la voglio mandare in anticipo. Non posso, devi aspettare ancora 40 secondi. Com'è trasmettere una radio nazionale con quattro quarantenni che cercano di spernacchiare? Fare pernacchie, è una roba pazzesca. Basta squalo. È andato, ragazzi, squalo. È in furbo, è in furbo. Squalo. Bravo! C'è anche la versione ad anello. Fai il simbolo dell'ok. Ok, è giusto. Lo poni in prossimità del cavo orale. Lo metti sì. Vicino alla bocca. Stringi un po' di più, Vai, spara, vai. Poi, questo era un classico di Leone, eh? Sai che ti ha spuntato in bocca, vero? Un dente, tra l'altro. Quasi, eh? Quasi. Ci devi lavorare un po' su. Vuoi tornare domani? Facciamo una seconda lezione. No, vabbè, ragazzi, ma vi rendete conto che siamo il programma più ascoltato in Italia? Abbiamo uno squilibrato mentale. Aspetta, che concludo io, guarda. Mamma, un attimo, io lavoro in un network. Zitti. Aspetta. Si è rotto a metà, ragazzi. Si è rotto. Allora facciamo si è rotto il call to action sulla Bastard Inside Up. Un cavallo. Oddio, una stalla. Sulla Bastard Inside Up vogliamo pernacchiatori professionisti. Aspetta, l'esclamazione. Cavallo, un cavallo. Cavallo. Okay. Donna mia. Cavallo. Ok, ci siamo. Dai, ci siamo. Fa male. Li chiamano haters, odiatori seriali, contro tutto e contro tutti. Non esiste argine alla loro cattiveria, non esiste soluzione, fatta eccezione per la mannaia dell'oblio, l'ultima risorsa dell'umanità libera e felice, il ban. Lo Zoo di 105 ha deciso di aprire le gabbie e di lanciare il primo giubileo radiofonico della storia dell'uomo. Gli sbannati. Allora, scusate, ma mi sono fatto male. Aspetta, ma io devo aprire una parentesi, perché a me dispiace per FCA, che è un investitore così. Però sentire cavallo, scorreggio, poi parte. La tecnologia aiuta l'uomo. Aiuta l'uomo. Pianeti molto distanti. Allora, come annunciato da qualche giorno, abbiamo deciso di liberare, di aprire le gabbie, liberare tutte le persone che abbiamo bannato in questi anni, perché è giusto così. Vogliamo dare una seconda chance. Giusto. Noi siamo un programma che schernisce, un programma che offende, un programma cattivo. Aspetta, un programma. Marco, va di moda, siamo un programma che divide. Sì. In un futuro distopico siamo in un programma che divide. Siamo il classico, qualsiasi trailer. Mi piace. Comunque, il fatto che in questi anni abbiamo bannato delle persone, ovviamente, non è così casuale, non è che siano delle persone crudeli e cattive, anzi, il più delle volte sono le persone stesse a venire apposta a cagare il cazzo sui nostri social e ovviamente portarci al punto in cui o li banni o se no scatta il delirio, poi ci perdi una giornata, perché poi con queste persone non puoi parlare, però non ce ne frega un cazzo. Andate tutti a fare in culo. Noi siamo disposti, come è successo in passato, visto che mi date sempre del rancoroso, invece vedete che io alla fine ho perdonato tutto e tutti non me ne frega un cazzo. Anche noi ti abbiamo perdonato, ma Marco. Sì, è giusto, ma è giusto così. Allora, noi abbiamo passato un periodo molto brutto della nostra carriera, dove siamo divisi, ci siamo odiati, insultati, abbiamo sbagliato tutti e siamo qua a ridere e scherzare, ci vogliamo ancora bene. Quando io torno in Italia usciamo come veri amici, ci divertiamo e tutto, poi ci odiamo sicuramente per svariati altri motivi. Guarda, giusto, Marco, posso fare una cosa? Lo faccio in diretta in modo tale che lo vedano tutti gli ascoltatori. Allora, sulla nome rimetto Marco Mazzoli e tolgo Merda Calva. Oh, ok. Non sei più Merda Calva. Lo faccio anch'io. Allora, dalla mia rubrica io cambio da comunista figlio di puttana a Fabio Alisei. Guarda, lo faccio. Okay. Allora al posto dei puntini. Aspetta, devo puttanella vostri... grassottina, rimetto Paolo. Cioè, Noi. Al posto dei puntini devo mettere tutti i vostri nomi. Poi Wender tolgo perché col punto di domanda e rimetto DJ Wender. Sì. Aspetta, a Spine tolgo Bau regia e rimetto DJ Spine. Ok. Va bene, fatto. Rimetto la soleria della chat dello zoo.
Io però la merdina dal profilo di squalo non la tolgo, No, nemmeno io, nemmeno io. Ma non abbiamo mai litigato noi. Luca Alba tolgo, Gianni Bombetta lo rimetto Luca Alba. Io non ho sai il numero che, di sai che la merda non risponde neanche più al telefono adesso? Ma stamattina era qua, tra l'altro, ti saluta tanto, eh? Ah, pensa un po'. Non è vero, non è vero, però volevo vedere il tuo sguardo. Ma io sarei contento, sai, se gli trovassero un lavoro. Vabbè, detto questo, allora abbiamo un blocco poi che spiega e racconta il caso dei bannati storici. Sì. Ci sono delle persone che abbiamo bannato, ce n'è uno per esempio nel 2009, proprio quando abbiamo aperto la pagina Facebook e racconteremo la sua storia. Nel frattempo, allora, Filippo lo vuoi, dacci un cenno, sei pronto? Allora, ci ha mandato tre muscoletti, vuol dire che è pronto? Non ce l'abbiamo neanche al telefono, questa è la povertà. Lo so, ce l'abbiamo al telefono? Riusciamo a chiamarlo? Chiamiamolo, Filippo, lo vuoi? Dai, ha fatto un lavoro della Madonna, scusa, Filippo. Scusa, ma se c'è l'emotico un muscoletto, a cosa serve chiamare al telefono? Cioè, hanno inventato le cose. Chiamo in diretta. Adesso il numero è sulla chat, Pippo. Ha una voce tu. Orribile. Sì, ma chi ma se ne frega? Filippo Lavoi, anzi, merita un applauso perché bravo. Sono tanti anni che si occupa della pagina dello zoo senza guadagnare un soldo. Lui che l'ha pagato sono io per sei anni. Allora, pensa che stronzo. Sì. Allora, intanto che cerchiamo di contattarlo telefonicamente, io direi che possiamo iniziare sbannando una persona che è stata bannata il 7 novembre del 2009. Sì. Luca Claudio Evangelista, sei libero! Sei libero, Luca! Ora puoi libero. Tornare a dire che Mazzoli è merda! Bravo, parlo subito! No, dai! È vivo! Poi, ne sbanniamo uno del... Aspetta, cos'è questo? È il 10 dicembre 2015. Alessio Giurlando, sei libero! Vai, Ale! Era quello che aveva detto che Fabio Elisei è una merda! Aveva e aveva ragione! Federica Alessi, libera! Vai, Fede! Valerio Lambiase, libero! Vai, Vale! Stefano Pergola, libero! Giuseppina Bruno, libero! Maria Rosalia, Algeri, Rinella, libera! Paolo Leoni, libero! Ciro, la Madonna, questo è impossibile! Ecologico Anubia Cunzo. No, aspetta, no, lui no. No, lui no. Lascialo bannato. Come notate, perché? Non ci sono nomi di persone che vengono dall'estero. Abbiamo in linea il nostro Filippo Lavoi. Buongiorno Phil, come stai, dottore? Benissimo, ma Facebook si è rotto. Come si è rotto? Si è rotto. No. Mi dice riprova più tardi, 2000 e passa persone, non riesce a sbannare tutti in un colpo solo. Quindi verrà con calma. Cazzo. Sai che mi sono pentito di averti portato in onda perché sei un coglione. Te l'avevo non è detto che te la stai conigliando tu in questo momento? No, è perché i server di Facebook sono troppo lenti. Agevolati. Ma perché ogni volta che parli è un problema? Sempre pezzo di merda. No. Senti, Phil. E passa persone da sbannare tutti in un colpo solo. Server comunque di Facebook. Ma infatti, se non sbaglio, anche Instagram ha delle applicazioni che non sono di Instagram, cioè le acquisti o le trovi gratis sull'App Store, no? Per esempio per l'Apple, che praticamente ti sbannano o ti eliminano tutte le persone che non vorresti avere. In realtà ti blocca immediatamente Instagram, quindi non funzionano quelle app ormai. Io ne ho scaricata una per bloccare tutti i Riccardo. Perché proprio i Riccardo mi stanno sui coglioni. Non conosco un Riccardo simpatico. Scusa, abbiamo questa persona al telefono che comunque ha passato del tempo a leggere i nomi delle persone bannate. Quante persone abbiamo bannato noi nell'arco di questi quasi 20 anni? Allora, sono 2057 e il primo risale al 2009, ora non mi ricordo il giorno. Aspetta, quante donne abbiamo bannato? Molte, poche. Quindi non hai un numero statistico preciso, perfetto. No. Allora, l'età delle persone bannate? Scusa un attimo, ma ti do un aggiornamento. Utenti 2057 utenti sono stati appena sbannati. Perfetto. Oh, liberi tutti, ragazzi! Aspetta. Liberi tutti! Persone coi baffi bannate. Se non sai un cazzo, sa un cazzo. Ma che cazzo è? Indovina chi? Scusa, non è il gioco. C'è Jack? Senti, aspetta un attimo, scusa Paolo, mi dai Pippo, mi dai la base giusta, una base un po' porno, per favore, perché io vorrei approfittare di questo momento. Siccome Filippo lo vuoi, non viene in onda spesso, ma è una persona che partecipa allo zoo da tanti anni. Allora, come abbiamo già fatto, io ti volevo ringraziare pubblicamente, Filippo, giusto. Perché hai lavorato per noi gratuitamente il più delle volte, e semplicemente per la passione e l'amore che provi per questo programma. Quindi io vorrei contraccambiare, vorrei se posso. Filippo lo vuoi, deve scopare.
trovare una donna. Urge. Fammi fare a me. Devi sempre avere qualche troietta nell'armadio, fidati. Ma lui piace il cazzo, Marco. No, sì. La facilità della mano, la comodità. Allora, cercatelo su Facebook o su Instagram. E su non Facebook guardate le foto. No, mai. No. Filippo lo vuoi, giusto? Su Facebook, mentre su Instagram sei. Quello bannato o quello no? Come ti chiami su Instagram? Come ti chiami su Instagram? Su Instagram è la foto della fetta di torta al cioccolato. Zitto. Ma chi se ne frega? Dai, come ti chiami? Dai, come ti chiami? Finzo è un po' un casino. Finzo? Finzo, F-I-L-M, ma Riffer. Zitto. Siete delle merda. Porca di una puttana vostra madre. Lasciatelo un secondo. Che cazzo? No. Adesso bando te l'altro. Ma ricevo già abbastanza richieste tutti i giorni. Bene, ma tu devi ricevere richieste di ficcata, capito? Devi sempre averla ficcata nell'armadio. Sì, sì. 87% delle persone che hanno a che fare con l'odore sono uomini. Scopati quelli. Che faccio io, Marco. Scusa. Mi piace il cazzo, Filippo. Allora, basta. Amica con l'epatite. Ecco, no, gli piace. Possibilmente, non gli piace l'amica, gli piace l'epatite. Amico con la candida. Sì. Amico con la candida, perché te la tieni tutta per te? È una cosa che si attacca facilmente. Comunicala a Filippo Lovoi. Filippo, come la vorresti la bastarda? Dai, spiegaci. Dai. Ma non deve essere neanche per forza viva, Cioè, alla fine. Questo è fuori. Squalo che dice questo è fuori. Non deve essere viva. Attico, vabbè, Filippo, senti, facci sapere se riesci a scopare qualcuno con dei baffi e un bel pizzetto. Nel caso fosse sì, mandami il contatto. Che poi me lo finisco io. A proposito, Filippo, scusa, so che sei un po' in difficoltà economica, giusto? Allora, sto organizzando una battaglia fuori da una Lidl. Sei dei nostri? Coi carrelli. Prego, Marco. Non vengo pagato. Bravo. Senti, ma tu fai tipo da giudice, Paolo, sul tetto della tua Porsche? Allora, per io salgo sul tetto, lancio gli spaghetti e poi del denaro. E do il via con delle columbe con Rolex. Pensa che è più morto di fame di tutti è Paolo. Detto questo, scopriamo le storie di questi bannati storici dello Zoo di 105. Prego, Pippo, andiamo, va. Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! Ah, sì. 93.568, tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Madonna. 93.000. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009. Un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag Zoomerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Scassata. Grumiro. Comunque, a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto...
perché? Perché l'ha bannato. L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban. Beh, c'è da dire che quelli che fanno spam li devi bloccare, sì, per forza, sì, perché sì, a un certo punto ti intasano di merda, lì non è cattiveria, lì è proprio scemo lui, ma magari non sa neanche di farlo, capito? Perché non si organizzano tutti i bannati che sono 97.000 e fanno una pagina loro, cazzo. Abbiamo i primi risultati dello sbannamento. Per esempio, Vincenzo Pilone, che era stato bloccato, dice: libero Fabio, prima che mi ribannino per lo stesso motivo, sappi che non hai un solo fan, ne hai due. Mi hanno bannato perché ero d'accordo con te in una delle solite polemiche politiche. È un gomblotto, dice. Beh, Vincenzo, bentornato. Due. Mettiamo una fotografia in modo che tutte le persone possano andare a commentare sotto quella fotografia. Cioè, cosa mettiamo? Sono una colomba, sono libero. Ma no, che senza tristezza. Un tacchino. Una fica polposa. Giallo. No, fica polposa. Giallo. Aspetta, no, metti il colore giallo. 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 Un quadrato giallo. Ma non rappresenta la libertà. No, non va bene. Dai, Filippo, sbizzarrisci di turno. Mandela versione erotica. Però ragazzi, parliamo di robe serie, perché allora ci sono gli haters, quelli che magari si limitano a scrivere delle robe che ti fanno innervosire in quel momento, e tu, da buon permaloso del cazzo, parlo a me, proprio mi sto guardando allo specchio in questo momento, gira i coglioni in quel momento lì, lo bani, vaffanculo, non ci pensi più, no? Però poi ci sono degli haters in carne ed ossa che fanno veramente delle cose terrificanti. Esatto. Per esempio, qualche tempo fa girava su WhatsApp, sicuramente chi ha WhatsApp, penso tutti, se lo ricorderà, una chat audio in cui sembrava che una velina di Striscia la Notizia parlava di cazzi e calciatori. Veniva spacciata per quello. Esatto, non era lei, ovviamente il file era un fake, ma lo riascoltiamo per far capire a chi non avesse ricevuto questo file audio di quanto era pesante questa cosa. Cioè, voi immaginate, la carriera di questa ragazza era totalmente a rischio. Anche le veline spesso ballano, fanno gli stacchetti, ma non le senti quasi mai parlare, nel senso, magari dicono una frase. E spesso scopano calciatori, Ma la voce di una velina non ce l'hai ben presente, magari quella della Canalis, perché ha chiacchierato un po' di più, ma la voce di Melissa Satta tu la riconosceresti? Però sì, perché assomiglia alla Canalis. Il culo uguale. Sì, ma la tutta voce... Italia si chiede chi è questa ragazza, perché tutti vogliono chiavarla adesso. Allora lo ripetiamo, quello che stiamo per ascoltare è falso, è stato creato da un haters, così, giusto per rovinare la vita a una ragazza poveretta che non c'è un cazzo, c'è un cazzo da fare questo. Riascoltiamola, prego, vai Pippo. Ieri sera sono arrivata all'Hollywood in mutande. Ho iniziato a chiavarlo e un altro me l'ha messo nel culo da dietro. Amore, amore, cioè ieri sera il delirio. Cioè, io se non la smetto di pigliare 4-5 cazzi a serata, cioè in che mi ritrovo tra 2 anni che la mia figlia da buttare nel gabinetto. Ma tu dove cazzo sei in queste serate? Cioè, tu dove sei? Perché? Perché non ci sei? Sono chiusa in hotel con una mia amica, con Boriello e due suoi compagni, e abbiamo fatto schifo. Da leccarci la fogna e infilarci le dita. Mamma. Io ero super carica perché ho detto: cioè, Midone ha chiavassato tutte, cioè saprà chiavare. Sarà una chiavata di qualità. Invece non è riuscita a scoparmi. Invece non è riuscita a scoparmi. Ma la musica sotto? Cioè, si è emozionato dopo che mi ha messo una mano intera nella f***a. Si è fatto 2 bagni di seghe ed è venuto senza scoparmi. Ma cosa ti faccio impazzire? Mi sono fatta infilare un pugno nella f***a, una bottiglia di vetro nella f***a, che se mi si rompe ci arriviamo un anno. No. Che troia, io quando mi faccio non capisco più niente, Nick. Non capisco più un cazzo. Quando mi faccio non capisco più niente. Il problema, Teggi, che poi ho iniziato a chiavarlo e un altro me l'ha messo nel c***o
da dietro, la mia amica dal soppalco gli sputava. Pure. Baciarci, cioè facevamo del lesbo spietato. E poi ovviamente si sono buttati in mezzo questi tre. E ciao, 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 salutate tutti. Salutate la capolista, bam. Poi siamo entrati all'Hollywood, eravamo praticamente nude. E lì ho detto a Romagnoli che doveva morire, perché cioè, ma vai a cagare, sei durato 7 minuti, l'ultima volta mi vuoi chiamare ancora? Dai, cosa facciamo? Giochiamo. E allora ho deciso di convocare Pavia Calcio, cioè quello del Pavia, Serie A, cazzo, batte anche la Serie A. La C1 si conferma top, i top player sono in C1. E vabbè, che schifo, faccio schifo. Devo vergognare. Eh sì, fai proprio schifo. E tra l'altro, cioè, i messaggi sono veri, non è sì, che sono finti, sì, non sono della velina. No. Cioè, praticamente Brumotti ha dimostrato che i messaggi sono reali, sono di una che sicuramente è potenzialmente la zucculuna, ma non riguardano la velina di Striscia la Notizia. Qualche stronzo ha deciso, visto che Fabio giustamente prima diceva non è che tutti conoscono la voce delle veline, soprattutto le ultime non parlano mai, quindi questo haters ha fatto sì che tutti pensassero fosse una velina. La velina ovviamente ha passato dei guai pesantissimi. Perché rischi veramente di portare le persone a suicidio? Ma la domanda è: ma chi è sta zucculuna? Io voglio sapere chi è sta zucculuna. Tutti se lo stanno chiedendo, ma è meglio che rimanga al suo posto. Sai perché? Perché sennò finisce come la Cantone. L'effetto Tiziana Cantone potrebbe essere dietro l'angolo. Quindi cioè, bisogna ragionare. Comunque, Brumotti, ieri sera a Striscia la Notizia, è andato a chiappare a Isernia questo tizio che ha diffuso questa bufala su WhatsApp, gli ha fatto il culo come è giusto, e oggi doveva venire a raccontarci questa magnifica esperienza al telefono nello Zoe 105, ma purtroppo. Qualcuno gliel'ha vietato. Qualcuno non ha voluto che lui, come altre persone che avevamo invitato gentilmente a partecipare alla trasmissione in qualità di ospiti telefonici, ha rifiutato anche lui. Volevo salutare tantissimo Asia Argento, Michel Hunziker, Enrico Mentana e Gianni Morandi. Grazie amici, grazie per il sostegno. Beh, non sono voluti venire. Pippo, dove tieni quelle voci di quella tipa che mi servono per fare delle cose? No, lascia stare. Invece, Wendell, posso chiederti un favore? Dimmi. Cioè, puoi utilizzare le voci di questa ragazza per fare scherzi telefonici a quelli che han detto di non venire? Cioè, che Già fatto, ma Morandi, vorrei dirti che hanno degli avvocati molto costosi e sono miliardari. Non me ne frega un cazzo. Anche io noi siamo Mediaset adesso. No, il contratto che ha Wendell dice che sono cazzi suoi. Eh beh, appunto, sono cazzi di Wendell. A me che cazzo me ne frega? È giusto. Sul contratto c'è scritto rivolgersi all'avvocato Cirillo. Comunque, signore e signori, tutti i 93.000 sono stati sbannati in un colpo solo. Filippo Lovoi ci ha dato conferma. Bravo, tutti, nessuno escluso. Siete tutti liberi, quindi a voi questa bellissima canzone di George Michael, Freedom. Heaven knows I was just a young boy.
ovazione sulla pagina dello Zoo Facebook, tutti sbannati, tutti contenti, però è un po' come la sensazione, un po' come uscire da galera, no? Dopo tanto tempo. Ma sì, di scoparci, ecco, ragazzi. Allora, ragazzi, il messaggio però deve essere questo, cioè non andare a rubare subito. Aspetta un attimo, goditi la libertà due minuti e poi magari torna a romperci i coglioni. Secondo però... me il commento più ricorrente sarà: ma che cazzo me ne frega? Ma sì, vabbè, ma neanche noi che cazzo ce ne frega, onestamente. Tanto ormai io uso solo Instagram. A proposito di Instagram, oggi è uscita una notizia che dice che tra i social network è in assoluto il più pericoloso, esatto, vero, perché alimenta l'ansia e la depressione e soprattutto un rapporto scorretto con il proprio corpo. Allora, allora crea invidia, perché il problema è questo: tutti appariamo molto più belli, no, molto più ricchi, con una vita meravigliosa. In realtà non è vero, è finto. Instagram è il modo peggiore per affrontare la realtà, perché fondamentalmente no, tu, c'è anche vestirsi da donna e girare nudo, sei costretto a dover postare qualcosa che sia efficace, perché poi entri in quel tunnel di merda lì e quindi la tua vita è filtrata attraverso un obiettivo, e quando non hai qualcosa da postare che sia acchiappa like, ti senti a disagio con la realtà. E in dai, più Paolo, questo perché tu sei brutto, la maggior anche parte non esiste un filtro per migliorare. Se vai a vedere proprio il mio Instagram, non posto mai un cazzo di miei cazzi personali. Secondo te, se metto questa foto di questo guazzetto di vongole che ho fatto ieri sera, prendo tanti like? Evidentemente la cosa, vabbè, è dai, 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 arriviamo al dubbio, sono un peccato. Dall'altra parte invece le persone seguono tendenzialmente persone che hanno veramente tanto di più di loro, e quindi entrano in uno stato di ansia, sì, entrano in uno stato di incompletezza che li porta poi alla depressione. Quindi Instagram è un social di merda. Almeno bene, Facebook, allora... potevi scrivere dei post, potevi mettere dei contenuti. Qua è edonismo ancora stringe. Ma che cazzo, c'è Pippo che sta facendo i segnali di fumo. Ma perché ti metti a fare il monologo adesso? Lancia il blocco. Minchia, ho parte. Almanacco. Ma la prendo, sì, mi pagano per parlare la radio, non riesco a parlare. Ho capito, ma anche a me mi pagano per fare la radio. Se non c'è tempo, non c'è tempo. Va bene, dai, andiamo. No, la fica morbida, andiamo, dai. Minchia, che storia. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre la Ferragni minaccia di staccare il cazzo a Fedez, mentre si mette un rossetto in un lussuoso ristorante di Los Angeles da $300 a cranio, Giuliana di Arceto lancia il suo sondaggio. Oh raga, come sto con sto colore? Votate sì bene perché ti copre l'occhiaio dal turno di notte, no perché si vede che l'hai comprato scaduto dalla bancarella di Cingalesi. E mentre J-Ax ci scassa la minchia con l'ennesimo pippone nel quale ci insegna a vivere con i sottotitoli dall'alto dei suoi milioni in banca, fingendo doverosa povertà, Giuseppe Di Mantova è felice per il suo misero acquisto in saldo. Oh raga, guardate, mi sono comprato le Nike, belle vero? Spaccano minchia. Un po' strette perché erano l'ultimo numero. Figa che belle, anche se sono strette e cammino come signorini dopo un'orgia. E mentre Costanza Caracciolo si lamenta per essere stanca per via del jet lag dovuto ai continui spostamenti fra Milano e Miami, per via della sua relazione con il gorilla col casco che balla nei negozi, Amedea di Buccinasco in vacanza a Sharm col suo ragazzo ci illustra la sua meritata vacanza senza sosta in più stories con relativi tag, faccine, orari, temperature, filtri imbarazzanti e merdosissimi video con le plugin sott'acqua senza risparmiarci nemmeno un attimo. Ciao, fa caldo. Allora. Ciao, oggi mangio pesce del buffet, si avanza, sti inglesi magnano. Ciao, fa caldissimo. Allora. Ciao, sto prendendo il sole. Ciao, guardate che belli pesci. Ciao, lui è egiziano. Sono come noi, ma non come nei quadri nelle piramidi. Nei quadri. Ciao, adesso bevo acqua fresca. E allora, quindi? Ciao, ora forse... No, scusate. Ciao, Daniele sta dormendo. Ciao, guardate. Basta! Ma non ti cazzo, basta, questa storia di merda! Figa, stavo dormendo! Ma non ti coglioni! Ma non lo sto
Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti. Oddio! È la realtà, ragazzi! È così proprio. Oh, ragazzi, aspettate un attimo, metto. Ecco, le orecchiette da coniglio. Vai. Ciao, andiamo in pubblicità. Ciao, a tra poco. Ciao. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. In TV, di social e giornali non ne possiamo più, ma io me ne sbatto davvero i coglioni, perché so già cosa fa. Tutti i giorni ascolto lo Zoo, rido come un pazzo e non mi fotti un cazzo, dalle 2 alle 4 tu mollami. Io so con lo Zoo. Ma tu ti rendi conto che questo è un chiaro segnale di amore? Cioè, tu mi dovresti conoscere. Mi odi come fanno tutti. No, io ti voglio bene e ti prendo di mira. Ascolta. Come si fa? Allora, quando tu eri a scuola e c'era la bella fighetta in classe, quando vedevi che lei non ti cagava, dopo un po' le facevi gli scherzetti, sperando che lei si accorgesse. Io comincio a pensare che sia vera questa cosa. Ma certo che è così. Comunque scusate. Io sono più odiato di te, quindi vai sereno. No, io sono odiatissimo nel programma. No, anzi, scusate, guarda, oggi è venerdì, oggi siamo buoni, abbiamo fatto anche lo Sbanna Day. Aspetta, intanto apro la parentesi di scuola, mi levi le mani di dosso. Ma ti voglio bene. Sai che potrei spezzarti le braccia in tre modi diversi. L'ho fatto privatamente, lo voglio fare pubblicamente. Sì. Fabio sta facendo un lavoro che voi ovviamente non potete comprendere, voi sentite il prodotto perché finale. Perché siete ignoranti di me. Ma no, cretino, no, non per quello, perché è un lavoro che non puoi comprendere da fuori. Vabbè, ma sono anche degli ignoranti di me. Internamente Fabio ha veramente fatto svoltare il programma a livello di organizzazione, quindi ti meriti un applauso. Bravo, bravo. Il mio pubblico. Bravo. E infatti prossimo trimestre meno 250.000. No, si lavora molto meglio, siamo più organizzati, più ordinati, bravo, veramente. E poi c'è Squalo. Ma Squalo, ragazzi, Squalo è la fuoriserie, lui è il. Quel tentativo. No. Squalo è la fuoriserie, non lo posso accettare. Squalo è il mezzo non tradizionale che serve a uno scopo. Ricordate l'estate scorsa, ad agosto, sono andato a Los Angeles a fare una mini vacanza. Sono andato in questo museo meraviglioso dove tenevano nel Vault, si chiama, che è la cassaforte, in questo museo delle macchine rarissime. E c'era una Ferrari che non è mai uscita. Cioè, proprio un prototipo. Ci sarà un motivo. Era un misto tra tante Ferrari, molto, molto strana, devo dire. Non so se avrei mai speso i soldi se li avessi avuti per comprare una macchina del genere. Squalo è quella Ferrari lì. Aveva capito? Una ruota sola e 19 fari. Sono il vostro Billocco io. Sono il vostro Billocco. Aspetta, torniamo nel mondo di sotto. Fermi. Siamo in ritardo. Se vogliamo mettere la basta, non ce la facciamo. Quindi, mondo di sotto, allora. Io dico solo una cosa: Squalo non è l'unico in questo programma che detiene un segreto. Lo Zoo di 105 presenta il segreto. Io non sorrido come non esiste più. Segreto. Sì. Servastraccia? Servastraccia? Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra. No, mi sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh, sì. Oh, sì. Madonna Ruanda, cosa le prende? Potrei fare la... Se la manda! No. Bravo, bravissimo, erotica. Lurida serva ignorante. E non lo vedi che ho il ben di schiena? Il ben di schiena? E che diavolo è? Potrei sborrarle la stessa domanda. Questo bip era inutile, ragazzi. Sei elegante. Oh sì, idiota. Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Allora? Oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi. Questa donna è una puttana. No. Ha cambiato la battuta. Non cambiare intenzione battuta. Mi sembra il caso. Però si te marcherà, che esta noche negra
me conviene. Non c'è negra. Non c'è altra soluzione allora. A ben di schiena, estremi rimedi. Ti Cretina! Ma Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano. Bravo, Marchetta, bravo. Anche Viale Umbria. Bisogna adesso arrangiarsi quando si è un attore di serie B. No. Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie. Però se tu ti sera. Perché? Così le passa il ben di schiena. Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale? Ah, no. Ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda. Ma no. Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire. Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla. No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto. Questa puttana è astuta. Non si preoccupi, donna Ruanda. Mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto. E questa straccione è proprio una cogliona. Ma lasciallo. Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia. Lei è sicura? Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta. Che bello, mi sento tanto rilassata. Aspetti, dottore! Donna Ruanda! Donna Ruanda! Mi sente? Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta. Questa puttana è anche cogliona. Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto? Il mio segreto? Dai, di il segreto, stronza! Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica. Ok, il mio segreto è... No! Eh? Potrei farle la stessa domanda! Non l'ho detto dall'inizio! Il mio segreto... Il suo segreto... Dai, p***o! Oh, no. Maresciallo cos'ha oggi? Oh! Parla! Forza, donna Ruanda, si faccia forza! Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale? Addirittura! Oh, il potere del lato oscuro della forza. Potrei farle la stessa domanda. Il trione di Cuervo punta porti in osse d'onde sta segreto. E siamo arrivati alla fine. Ma prima la Bastard Inside Live. Ciao ragazzi, ciao. Ho una domanda per Squalo. Squalo, sai dirmi come si chiama il canale 38 del digitale terrestre? Giallo! Giallo. È vero. Immaginate di avere qualcuno che tutti i giorni critica il vostro lavoro. Ecco. Ragazzi, sono un insegnante. Se non c'è l'adolescente rompicoglioni, ci sono i genitori che sono tre volte più rompicoglioni. Vero. Quindi, secondo me, dovreste lasciarli bannati, vaffanculo. Comunque. Ah, allora, finalmente oggi sono contento perché hanno capito che dalle 2 alle 4, quando so, i colleghi non mi devono cagare il cazzo. Bravo. Perché io mi sto sentito zoo. Oggi l'hanno capito e non mi hanno rotto i coini. No. Pippo, ho risolto col programma. Grazie comunque. Ciao, bastardo. Fate i cazzi vostri. Ragazzi, premesso che fate bene a sbloccare gli utenti di Facebook, sì. Ma sbannare anche la mascella di Squalo, no? È insbannabile. Qualò? Qualò? Bella. Oh, quanto lo amo. Au.
squalo che tenta di fare scureggete con la bocca è uguale a Mazzoli che fa scureggie col culo. È vero. Non so chi dei due deve essere più preoccupato. Embe. Ciao passoidi. Ciao professor. Ciao grande. Bene, vi auguriamo un fantastico fine settimana. Godetevelo voi che siete liberi adesso, da questa crudeltà da parte dei componenti dello zoo. Ma basta, squalo, allenati tutto il weekend, okay. Mi raccomando, lunedì ti voglio sentire spernacchiare in onda come un vero professionista. Poi ti insegnerò a fare il mitico squiccio col culo, ok? Grazie! Che onda di valore! Che bello! Grazie a Pippo Pagnieri, grazie a Paolo Uzzi, Johnny, grazie a Marco Dona, DJ Spine, DJ Wender! E la Coppa di Vetturati è la nostra ancora più grande famiglia sulla pagina Facebook dello Zoo, compresi gli stronzoni. Ciao, a lunedì. Ciao. Attenzione.